è stato rilevato da chi sta gestendo queste cose, che insomma ha dato molto probabilmente anche lì un aumento della mortalità che al momento non è ancora stato indagato fino in fondo. Allora, dal punto di vista pratico, tutte le persone invece che dovevano fare semplicemente, tra virgolette semplicemente, ovviamente, delle cure, e che erano nelle liste d'attesa lunghissime che c'erano prima dell'emergenza Covid, adesso si trovano in una situazione che è ben peggiore, appunto per questo elemento del distanziamento, del fatto che appunto una persona non può entrare in uno stesso locale se non 30 minuti dopo, dai 20-30 minuti dopo un'altra persona, e ovviamente questo significa ulteriormente aumentare ancora di più i tempi d'attesa. In contemporanea, però, io parlo di quello che sta succedendo all'interno della mia azienda ospedaliera. I primi che si sono mossi, direi ancora ben prima del mese di maggio, se non mi ricordo male, era già alla fine del mese di aprile, sono stati i medici, i quali chiedevano di poter riaprire le loro agende di libera professione interna. Per cui la situazione attualmente è questa, nel senso che abbiamo la libera professione che è partita, dappertutto direi, le liste d'attesa sono notevolmente aumentate per questo tipo di problematica. E ancora una volta il privato all'interno di questa cosa ci sta chiaramente giocando. Allora, il fatto del depauperamento del sistema sanitario che è venuto fuori in maniera evidente con questa emergenza ha perciò anche aumentato quelle che sono le diseguaglianze. Non soltanto in sanità, ma anche per quanto riguarda i risultati proprio di salute. Non a caso, i primi studi che già girano relativamente ai malati e ai morti, soprattutto di Covid, guarda caso, seguono proprio delle linee dal punto di vista della posizione sociale delle persone. Per cui più una persona era povera o comunque non tutelata, maggiore è stata la possibilità che questa persona morisse o comunque che si ammalasse. Per cui io credo che dobbiamo tenere presente un discorso generale e che riguarda appunto la questione sanitaria, ma anche quella economica e perciò relativamente a tutta la parte che riguarda il lavoro. Ad esempio, io mi sto chiedendo, nel caso in cui ci fosse una seconda ondata, quest'autunno, quest'inverno, anche ammettendo che tutti dicono sì, vabbè, ma adesso ormai abbiamo già provato, adesso saremo molto più pronti a mettere in campo gli elementi che prima abbiamo avuto più difficoltà, diciamo così, a strutturare. Io però temo che sarà molto più difficile che anche le persone, considerando appunto anche le conseguenze dal punto di vista economico che possono essere successive a un nuovo lockdown o a quello che abbiamo passato in questi mesi, siano così facilmente miti, diciamo, nell'accettare un certo tipo di imposizione. Per cui io credo che questo sia un problema appunto del quale dobbiamo un attimino ragionare. Non credo che, insomma, secondo me saranno seguite così scrupolosamente eventuali prese di posizione restrittive. È ovvio che questo ha a che vedere con quello che già anni fa qualcuno aveva chiamato shock economy. Per cui ancora un'altra volta uno shock così importante come anche il coronavirus, purtroppo temo che non dia
delle uscite positive, anzi è molto probabile che appunto dia invece la possibilità di avere dei governi ancora più autoritari. Io di questo ho un'estrema paura. D'altronde lo si può vedere anche, diciamo, dal punto di vista sociale, io lo vedo all'interno della sanità, quello che sta succedendo molto frequentemente, perché non se ne sente parlare, ma è molto frequente, in questi ultimi periodi ci sono state tantissime persone che sono state, diciamo così, messe all'indice dalle varie direzioni generali, un po' in tutta Italia, non soltanto in Regione Lombardia. Perché erano, diciamo così, hanno rilasciato delle interviste o hanno detto anche soltanto pubblicamente o sui social, hanno evidenziato delle carenze anche dal punto di vista momentaneo dell'utilizzo dei DPI o di come è stata gestita questa emergenza male all'interno di tante realtà. E molte di queste persone sono all'indice, appunto, all'interno delle varie aziende. In Italia ci sono addirittura delle persone che sono state anche licenziate, per cui credo che questa idea dell'autoritarismo si veda già anche abbastanza in maniera concreta. Per quanto riguarda la Regione Lombardia, allora, questi sono discorsi generali che però dobbiamo far ricadere anche a livello locale. In Regione Lombardia c'è la questione della legge 23. Come sapete, la legge 23 dovrebbe, diciamo così, concludere il suo iter iniziale l'11 di agosto, dove teoricamente dovrebbe esserci una valutazione da parte del governo per dire se questa, appunto, se la legge è stata una buona, ha avuto dei buoni risultati o meno. Però, dato che dopo quello che è accaduto, dopo la gestione comunque di questa emergenza da parte del sistema sanitario regionale lombardo, che chiaramente ha fatto acqua dappertutto, la stessa giunta in questi giorni sta cercando di prendere la palla al balzo per ancora una volta uscire dall'angolo. Per cui per dire, è vero, noi abbiamo capito che abbiamo sbagliato, per cui metteremo mano perché effettivamente la legge 23 non andava bene, per cui faranno degli nuovi imbelletti, per non cambiare sostanzialmente niente, insomma, perché il problema di fondo è questo. Per cui io credo che sia assolutamente importante sottolineare il fatto e dire pubblicamente che questa legge 23 ha una scadenza e che questa scadenza è adesso o la fine dell'anno, perché da quello che si è capito nelle ultime settimane sembra che poi ci sia stato una sorta di accordo con il Ministero per poi spostare questa data dall'11 di agosto al 31 dicembre. Rimane comunque il fatto che delle modifiche ci saranno, cioè la Regione le sta già mettendo in piedi. Però le sta mettendo già in piedi semplicemente per così dissimulare che comunque nulla cambierà. Anzi, molto probabilmente per far entrare ancora più facilmente il privato all'interno del mercato sanitario. L'altro elemento, secondo me, sul quale dobbiamo ragionare è la questione appunto della medicina territoriale, che è l'ambito che evidentemente si è visto in maniera chiara che in Regione Lombardia assolutamente non esiste più e perciò non ha più neanche potuto rispondere a quelle che erano i bisogni di questa emergenza. Il problema delle USCA, il problema, io ne parlavo anche prima con Fulvio, il problema dei PREST e dei POT. Io credo che anche queste cose, allora senza chiaramente a questo punto farci noi da alfieri dei PREST e dei POT, ovviamente, però bisogna assolutamente fare in modo che le eventuali modifiche della legge 23 che ci saranno, ripeto, non portino a uno una cancellazione di queste cose in maniera veloce o peggio ancora la possibilità di far avere, cioè di avere una sorta di
di accreditamento ancora più facile per il privato per farli entrare all'interno della gestione della medicina territoriale, come d'altronde già era stato fatto con l'idea, appunto con l'idea dei gestori. Per cui io non vorrei che fosse un altro elemento che può essere utilizzato da questa giunta per in realtà venirne fuori riutilizzando ancora quelli che erano invece i loro argomenti iniziali. Per cui noi abbiamo partecipato anche a delle riunioni che sono state organizzate tra gli altri anche da TAC. E giustamente all'interno di queste riunioni si sottolineava il fatto che sarebbe importante fare in modo che a livello territoriale ci fossero delle piattaforme rivendicative locali in modo tale che possano servire innanzitutto per far partire un dibattito, perché la cosa fondamentale purtroppo è anche, come al solito, la questione culturale generale, cioè la maggior parte delle persone non sa nemmeno di che cosa si sta parlando e soprattutto di tutte le implicazioni rispetto a questi elementi. Per cui io credo che noi dovremmo cercare di mettere in piedi, magari partendo anche dal nostro manifesto, perché secondo me già lì ci sono tutti gli argomenti sui quali possiamo imbastire una buona piattaforma rivendicativa, e credo che queste piattaforme debbano per forza di cose essere, diciamo così, fatte conoscere a livello periferico, il più periferico possibile. L'idea che io dicevo prima relativamente ai PREST, ripeto, non è tanto quella di dire io voglio il PREST. Io dico soltanto, questa è una mia idea, che la butto lì appunto per la discussione. Il PREST è la cosa che senza dubbio più di tutte le altre si avvicina a quella che è l'idea della Casa della Salute. Però dipende da come viene, anche in questo caso, messo in pratica. Secondo le normative fino adesso emanate dalla Regione Lombardia, perché anche loro all'inizio hanno messo questo acronimo senza di fatto sapere che cosa metterci all'interno, la loro idea era quella di praticamente fare appunto questi presidi sociosanitari territoriali dove di fatto far nascere nuovi ambulatori, per cui lasciare anche la possibilità di avere dei PREST privati, d'altronde, no? Perché non avere dei PREST privati? Allora, io credo che noi dovremmo innanzitutto sottolineare il fatto che la medicina territoriale è soprattutto medicina preventiva, e la prevenzione non può essere certo lasciata non può essere certo, diciamo così, portata avanti dai privati. Io penso poi, tra l'altro, che i PREST già nella normativa attuale, per cui già c'è qualcosa, parlano di, diciamo così, di aree che possono andare al massimo fino a 50.000 persone. Per cui il numero dei PREST si può benissimo facilmente fare, basta fare un semplice calcolo matematico. Perché dove esistono attualmente sono innanzitutto di fatto delle strutture, diciamo la verità, vuote. C'è scritto qualcosa sulla carta, ma sono assolutamente vuote. Dove qualcosa è partito, di fatto sono semplicemente dei poliambulatori, e non è quello che serve all'interno di una revisione generale di quelle che sono le magagne che sono saltate fuori nella gestione dell'organizzazione sanitaria regionale. Per cui io penso che questo magari potrebbe essere un elemento anche questo su cui discutere, non lo so, vedere se è possibile partire da qui per dire gli elementi ci sono, voi li avete chiamati PREST, noi li chiamiamo in un'altra maniera, però
questa dovrebbe essere assolutamente la soluzione. Non so, ecco, spero di non essere stato troppo confusionario, ho cercato di mettere lì 4-5 argomenti, comunque io credo davvero che sarebbe importante partire e redare, insomma, appunto questa piattaforma rivendicativa locale per poi presentarla a livello territoriale, ma in maniera molto, 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 molto periferica. Adesso lascio la parola a chi vuole. Antonio, se posso parlare io, certo, prego. Parlo adesso perché dopo c'è un'altra riunione e devo allontanarmi e andare via. Allora, noi a Brescia ci stiamo già muovendo nella logica che dicevi tu, cioè che abbiamo cercato di creare un gruppo locale più o meno allargato che portasse avanti queste denunzie e rivendicazioni. Abbiamo iniziato con una conferenza stampa, con un presidio prima della riunione del 20 per lanciare la riunione del 20, e poi il 27 abbiamo fatto un'assemblea pubblica cui lanciata da Medicina Democratica, lanciata dal Magazzino 47, da Rifondazione Comunista, da Giustizia e Libertà, dal CUB, dai COBAS, per cui abbiamo cercato di ampliarla il più possibile come partecipazione. I risultati di questa assemblea stiamo cercando di raccoglierli in modo tale da poter pubblicare un libro bianco da dover poi chiaramente diffondere assieme a una serie di richieste che vanno nella direzione di quello che hai detto tu, cioè dire la legge 23 va cambiata perché non ha funzionato, va rivisto tutto il problema del territorio, va rivista tutta la problematica della prevenzione anche anche da parte del Covid in maniera urgente, perché tutta la questione dei tamponi e così via, anche con la riapertura delle scuole e così che vogliono fare, il problema dei lavoratori e il problema della tutela sociale, per cui dopo le richieste vanno in questa direzione. Ci siamo già proposti anche ad agosto di andare avanti con questa attività di diffusione, perché da un punto di vista del pubblico può darsi che si stia un po' perdendo l'attenzione adesso al problema Covid, come dicevi tu all'inizio, cioè dire, vabbè, il più è passato ed è andato come è andato. E per cui di fare ancora anche ad agosto dei flash mob ed eventualmente delle riunioni dedicate a problemi particolari, tipo il problema dei pazienti psichiatrici, dei pazienti disabili, durante il Covid, quello che è successo e così via, per riprendere poi a settembre questa attività. Rimane il problema che per poter essere realmente incisivi occorrerebbe riuscire a coinvolgere strutture che siano partiti, che siano sindacati, tra virgolette, maggiormente rappresentativi, perché noi rimaniamo in ogni caso quella minoranza del 4-5%, quello che sarà possibile da un punto di vista elettorale o altro, ma chi dovrebbe realmente muoversi in questa direzione dovrebbero essere quelle forze, che non sono riuscito ancora a capire, ad esempio rispetto alla modifica della legge 23, che intenzioni e che proposte facciano. Perché io a questo momento proposte di Girelli o di chi di esso del PD a livello regionale abbiano portato avanti, a parte dire che c'è stato il fallimento, ma cosa propongono di reale non si sa, si sa poco nulla. Perché questo è quello che stiamo cercando di realizzare e di fare, meglio cercando di coordinarci con le altre esperienze che ci saranno in tutta la regione, perché più documenti saranno unitari, più facile che possano avere risposta a livello regionale. Grazie, sì, infatti, anch'io penso che bisognerebbe cercare di allargare il più possibile il fronte, perché se no è difficile. Innanzitutto, appunto, come dicevi, anch'io non riesco a vedere, cioè a me pare che ancora una volta
si stia dando campo libero a questa giunta di fare quello che vuole semplicemente e dire noi proponiamo questa cosa, vedete che la legge 23 come siamo bravi l'abbiamo modificata e dall'altra parte il totale vuoto, cioè è per quello che dico che secondo me giustamente come state facendo anche voi a Brescia, magari partendo dal livello locale è molto più facile innanzitutto rispondere a quelli che sono effettivamente i bisogni o comunque i problemi davvero vissuti localmente, per cui le persone probabilmente riuscirebbero più facilmente ad essere coinvolte. D'altra parte però servirebbe anche per, io spero, smuovere un attimino di più chi dovrebbe prendere delle posizioni di un certo tipo dopo quello che è successo con la gestione del Covid-19 qui in Regione Lombardia. E anche perché la soluzione finale sarà che promuoveranno Gallera, così Gallera sarà promosso da qualche parte, cambiano l'assessore Comunione Liberazione, è già tutto fatto ed è tutto a posto. Vedo Giovanna Cappelli, prego. Sì. Allora, sarò molto breve. Io mi occupo di salute per la fondazione, anche per motivi personali, purtroppo. E dico che siamo, dal punto di vista dei pazienti, dico che siamo veramente in una situazione difficilissima. Io abito a Milano. Le visite sono chiuse, prendere una prenotazione praticamente implica un lavoro e non sempre questo lavoro va a buon fine, il centralino della regione è veramente una cosa pazzesca, che se uno non avesse, diciamo così, un grande odio per la medicina, per la sanità privata, penso che andrebbe subito nel privato, come fanno la maggior parte delle persone. Anche perfino nei grandi luoghi privati, come io abito vicino a San Donato, lì, anche lì è un delirio. Cioè veramente noi non ci rendiamo conto che la gente soffre tantissimo. E anch'io ho questa brutta impressione che noi ci siamo, abbiamo fatto un lavoro di denuncia, insomma, molto, molto preciso. Siamo anche stati ascoltati nelle, diciamo così, nelle, soprattutto nelle cose che dicevamo, sono state riprese dai giornali, anche dal sentire comune, la sanità privata non va bene quella pubblica, cioè una serie di cose che sembravano dimenticate sono state dette, ma rientrano subito nei fatti, perché forse nel sentire comune no, ma nei fatti rientrano e leggo con attenzione tutto quanto scrivono 5 Stelle, PD, tutti quelli che non hanno il 4% e non mi sembra che ascoltino queste, che siano dentro questa volontà di cambiamento. E oltretutto, se non riusciamo noi in Lombardia, non riescono da un'altra parte, perché penso che la Lombardia passerà alla storia come esempio, diciamo così, come evidenza scientifica, no, non come ipotesi, del fallimento del modello privatistico della sanità. Quindi dal punto di proprio, ormai mi sembra che anche all'estero lo prendono come esempio, però insomma... E quindi noi Lombardi ci dobbiamo, secondo me, dobbiamo rimuoverci le maniche e uscire da questa cosa. Anche il fatto che non abbiano ricevuto, non ci siano state interlocuzioni in luglio, all'inizio di luglio, quando i compagni sono andati a Roma, insomma, secondo me indica una chiusura rispetto agli obiettivi. Allora io penso che noi dobbiamo riprendere le nostre tematiche, fare quello che hanno fatto a Brescia in tutti i territori, ma poi anche spezzettare il territorio, perché ogni ATTS ha le sue caratteristiche, insomma, bisognerebbe avere il polso anche delle cose concrete
che ci sono e costituire delle reti di denuncia, di collegarsi anche alle, diciamo, alle mobilitazioni dei parenti delle persone che sono morte di Covid, che non sono solamente, diciamo, denunce per quella cosa lì, ma sono anche per il cambiamento delle RSA, tutto, cioè dobbiamo cercare di mobilitare in modo stabile più strutture possibile e prepararci a questo corpo a corpo che io per il momento penso che lo stiamo perdendo. Anche perché, per esempio, hai parlato dei PREST. Stamattina io non ho sentito, ma ho letto il rapporto della CGIL sulle case della salute. Francamente, dove sono state fatte, a parte il fatto che sono state fatte in luoghi, cioè luoghi dove forse le hanno fatte perché non c'era altro da fare, nel senso nel Molise, così, e poi non mi sembra che, diciamo così, che siano state sostenute, che abbiano funzionato. È interessante, ma solamente vedere i luoghi dove sono state fatte, diciamo, ci dà l'idea del fatto che dovremmo appunto riproporle in modo diverso. Non so se la linea sia quella di parlare del PREST, parlando della casa della salute, col pericolo che poi la cosa sia data ai privati. Io su questo sarei più chiara, insomma, ecco. Però comunque questa è una cosa da approfondire. L'altra cosa è che a me piacerebbe che fare un piccolo gruppo di lavoro in Lombardia, io dico in Lombardia perché sul problema dell'apertura delle scuole, perché il movimento, diciamo così, priorità alla scuola, chiede diciamo così, la ricostituzione di presidi sanitari nelle scuole. Allora è chiaro che bisognerebbe, diciamo, aiutare questo movimento a capire che cosa può fare, chi può fare questa cosa, cosa può fare il medico scuola. Io penso che un medico scuola non può esistere, no? Non esisteva neppure ai tempi della medicina scolastica, e adesso secondo me la loro funzione dovrebbe essere diversa da quella che avevano prima, per alcuni aspetti, perché alcune malattie non sono più da monitorare perché non ci sono più. Quindi ci sarebbe bisogno, secondo me, di un punto di chiarimento, di approfondimento su questa cosa qua. Ecco, anch'io penso che dobbiamo cercare di rafforzare la nostra rete territoriale, rendere permanente e forse, insomma, pensare a qualche strumento di comunicazione pubblica che ci faccia stare sul pezzo. Grazie. Grazie. Gabriella Liberini, prego. Allora, ciao a tutte, ciao a tutti. E è già intervenuto Nino per dire l'essenziale. E diciamo che la prima cosa è fare rete, il più possibile. Io ho cercato, per quanto mi riguarda, di coinvolgere anche la CGIL, che non può stare fuori da questa partita. Per cui tutti quelli che sono impegnati all'interno di questa organizzazione deve in qualche modo impegnarsi a collegare il sindacato, la CGIL, in questa cosa. Ma anche perché, giustamente diceva Nino, noi dobbiamo fare, ma anche tu Muscolino, dobbiamo fare fronte, non possiamo ritrovarci nella stessa situazione di prima, non è immaginabile. Io ho cercato di mandarvi un file, non so se riuscite ad aprirlo, però mi sono trovata nell'assemblea che abbiamo fatto subito dopo la manifestazione, che non è stata molto partecipata. Personalmente avrei
aspettato, visto che sono state coinvolte tante associazioni, più gente, ma la sanità sta in piedi perché si ha la percezione che gli ospedali ci siano e quindi in qualche modo rispondano. Per cui abbiamo messo giù delle cose sia in prospettiva, nel senso che questo tentativo di mettere insieme i vari interventi che sono stati fatti, molto articolati, perché poi eravamo lì gli attivisti di Brescia, cioè quindi un fronte di almeno una decina di associazioni, ma sul fronte, cioè ognuno di noi rappresentava qualcuno, qualcuna, e parlava a nome delle singole soggettività. E mi ha fatto piacere che ci fosse la CGIL, e fra l'altro è intervenuto un operatore del pronto soccorso degli ospedali di Brescia, per cui cioè uno davvero che è stato sul fronte. E, ma al di là di questo, abbiamo messo giù delle cose molto puntuali sul cosa fare adesso, domani, perché è bene lavorare in prospettiva, è bene avere una visione complessiva, ma domani, se riparte il Covid, non possiamo rifare gli stessi errori, ok? Io sono intervenuta appunto, come dicevi tu, rispetto ai prestiti e ai POT, e giustamente qualcuno mi ha detto togli questa terminologia, perché questa a supporto di una riforma che ha fallito, cioè ampiamente, per cui individua degli aspetti prioritari. Insieme ad altri l'abbiamo fatto. Forse questo non è quello completo, però faremo girare poi il libro bianco che abbiamo messo insieme con le testimonianze e con le rivendicazioni puntuali che volevamo fare. Cioè è un po' questo il lavoro che ci diciamo da sempre da fare, che è quello di ovviamente collegarci con tutti gli altri, con tutte le altre associazioni, e di essere un po' i promotori, appunto, perché essendo comunque persone che per sensibilità, per professione sono attente alle problematiche della salute in termini globali, abbiamo proprio detto questi punti noi li vogliamo adesso. Il punto è, lo vedete lì, sono i presidi di protezione individuale, una serie di indagini epidemiologiche sul territorio, una tutela puntuale di tutti gli operatori e le operatrici che lavorano in ambito sociale, per cui ovviamente si pensa alle scuole, si pensa ai sanitari, si pensa a tutti quelli che lavorano nel sistema in termini globali. Gli ammortizzatori sociali non possono chiudersi adesso. È evidente che questa pandemia ha messo in ginocchio non solo il sistema sanitario, come ci diciamo, ma proprio l'aspetto sociale ed economico delle persone. Per cui davvero stiamo lavorando a livello territoriale puntando su delle rivendicazioni puntuali e con una visione a lungo termine. Grazie. Comunque davvero, se qualcuno ha già, come giustamente ci ha fatto avere Gabriella,
dei documenti, diciamo, rivendicativi locali, secondo me è bene appunto farli girare tra di noi in modo tale da magari utilizzarli per fare qualcosa che vada, che abbia una visione più regionale a questo punto anche. Io non ho più nessuno in lista, se qualcuno vuole intervenire. Intervengo sì. Io per dare il contributo sì. Locale, poi però magari bisogna anche mettere insieme un po' le cose. Sì. No, ieri sera abbiamo fatto una seconda puntata di un gruppo di lavoro, sono dell'Odigiano. Abbiamo costituito il coordinamento territoriale lodigiano per il diritto alla salute circa 2 settimane fa attraverso una riunione con i social. Eravamo in 56 presenti, rappresentanti di organizzazioni, movimenti, partiti, singoli cittadini e cittadine, e poi ci siamo dati un metodo di lavoro, di gruppi di lavoro, insomma un po' come si sta facendo qui. Ieri sera abbiamo un taglio corto in modo tale da abbiamo deciso queste cose, insomma abbiamo 2 documenti su cui abbiamo lavorato. Uno è un documento piattaforma che parte dalle cose che ci stiamo dicendo adesso, dalla drammaticità dell'oggi, il fatto che non si riesce a tutelare il diritto alla salute. Il bisogno di cura non è tutelato in modo drammatico. Noi abbiamo l'ospedale di Lodi, che è l'ospedale generale di riferimento, che funziona a metà perché c'è questa spada di Damocle che potrebbe essere messo a disposizione per la regione Lombardia come punto di riferimento ospedaliero per il Covid in autunno, e quindi non fanno partire niente. In questo momento qua non fanno partire, hanno fatto partire solo alcune specialità, ma è tutto fermo, cioè l'ospedale non funziona. Se tu hai bisogno, gli infartuati fino a lunedì venivano spostati in tutta la regione in elicottero all'Aquila, cose assurde. Da lunedì hanno riaperto l'emodinamica, ma non ci sono i reparti, l'urologia non c'è, non ci sono altre specialità, eccetera. E quindi abbiamo definito un documento che possiamo assolutamente mettere a disposizione, lo stiamo perfezionando, perché dobbiamo lavorare sul fatto che gli ospedali di riferimento devono garantire il diritto di cura, devono coprire il bisogno di salute dei cittadini e cittadine. Quello che si diceva prima, se devi fissare un appuntamento devi essere pensionato e passare al telefono la giornata per fissare un appuntamento e poi sentirti dire che quella specialità non è ancora stata attivata. Abbiamo un ospedale a Casalpostenengo che è stato svuotato, è rimasto solo l'hospice, gli altri 3 piani sono stati smantellati, sono stati un po' spostati negli altri reparti. C'è l'ospedale di Sant'Angelo che funziona solo come lungodegenza riabilitativa agli infettivi, e c'è l'ospedale di Codogno che sta riprendendo col pronto soccorso e la piccola chirurgia. Quindi di 4 ospedali non ne facciamo neanche uno, e quindi abbiamo detto fissiamo la nostra attenzione rivendicativa e adesso stiamo definendo puntualmente, in maniera un po' più puntuale, questo documento. Abbiamo la fortuna di avere un medico che era fino a gennaio responsabile dell'emergenza urgenza dell'ospedale e della rete ospedaliera, che ci sta dando una mano e che quindi ci darà una mano a perfezionare le richieste. Abbiamo un altro pezzo di lavoro già abbastanza definito, che è quello, se dovesse succedere qualcosa, una nuova pandemia in autunno, che cosa dobbiamo rivendicare. E quindi abbiamo definito tutta una serie di richieste e di proposte puntuali rispetto ai protocolli nei luoghi di lavoro, nelle residenze sanitarie, piuttosto che dei disabili di accoglienza, tossicodipendenze, eccetera, e che cosa serve
nel caso di il polo serve un polo territoriale nell'Odigiano per i malati di Covid. Insomma, stiamo definendo questi due documenti, li metteremo a disposizione nel giro di 7-8 giorni, insomma, da questo punto di vista. Abbiamo anche definito di fare un lavoro con i sindaci, c'è un gruppetto di sindaci che ha scritto sui giornali, sono usciti sui giornali, hanno contestato la gestione ATS e ASST del Covid durante questi mesi. Basandoci su questa roba, stiamo prendendo contatti con questi sindaci per sviluppare un'azione emergenziale anche di carattere istituzionale con l'aiuto delle istituzioni. Ci siamo poi posti il problema di come lavorare con gli ordini professionali, ma questo lo vedremo nel prossimo riunione. Abbiamo l'obiettivo di finire questo lavoro fine di luglio per fare una nuova assemblea con i 56, comunque il coordinamento è aperto, possono partecipare anche altri, quindi faremo ancora il battage pubblicitario per fare una riunione online in più persone e per definire insieme questa piattaforma e poi cominceremo a rivendicare queste cose. Da questo lavoro, non so, rispetto alla regione Lombardia, mi viene da dire che se un po' i vari territori si muovono, non dico così assolutamente nella stessa maniera, ma se riuscissimo a fare un minimo di verifica di che cosa succede nei vari territori, abbiamo anche la possibilità di fare un'avvertenza a carattere regionale, che è un'avvertenza sui punti che possiamo mettere insieme dal punto di vista del fare massa critica rispetto appunto quello che noi abbiamo detto, non c'è copertura del bisogno di salute dei cittadini. Quindi se si potesse fare questo lavoro anche da altre parti, in Regione Lombardia, ci viene, penso che possa essere importante per costruire una piattaforma rivendicativa a livello regionale. L'ultima cosa che volevo dire è per quanto riguarda la riforma della legge 23, anch'io penso che dopo aver fatto le proteste, eccetera, eccetera, questa questione rischia di passare in secondo piano. Io non avevo capito, cioè non avevo sentito che c'era un accordo, un mezzo accordo di rinvio o comunque di proviamo a tenere in stand-by questa cosa e intanto la Regione Lombardia perfeziona la legge. Ecco, su questo penso che anche qui dobbiamo attrezzarci dal punto di vista del contenuto, perché non possiamo assolutamente permetterci che questa legge non solo venga rinnovata, ma venga peggiorata, come diceva Muscolino, introducendo ulteriori elementi di privatizzazione. Però se noi costruiamo dal basso ed esercitiamo dal basso una forza con delle rivendicazioni, penso che possiamo fare massa critica maggiormente rispetto al fatto di presentarci sotto la Regione Lombardia in un po' di persone. Ho finito. Grazie. Niente, chi vuole intervenire? Non ho nessuno. Alberto Marino, ho visto. Ciao. Oh. Alberto Marino, non l'ho letto. Sì, Esce. Va bene. Prego, prego. Mi spiace di essere arrivato un attimo tardi, ma ho finito la riunione in ATS proprio pochi minuti fa, insomma. Una riunione che si occupava proprio delle prescrizioni, degli esami, delle visite specialistiche, perché a Brescia ci sono 230.000 indagini che devono essere effettuate e che non sono state ancora effettuate. E si parla di un ritardo di circa un anno e mezzo sullo svolgimento. Le case di cura sono riuscite ad azzerare le loro code, diciamo così, facendo lavorare il personale tre volte quello che doveva con un regime di cottimo, chiamiamolo così, perché questo è. E così sono riuscite a ridurre le loro code, mentre le strutture ex pubbliche, perché sappiamo che di pubblico e di privato ormai non c'è niente, c'è tutto convenzionato, comunque l'ospedale civile di Brescia
e l'ospedale di Desenzano hanno il grossissimo problema che hanno indietro ancora migliaia e migliaia di visite. Il problema è che l'unica soluzione che hanno messo in campo ATS Brescia e le ASST della provincia di Brescia sembra essere quella di revisionare tutte le prescrizioni, cioè chiedere ai medici di famiglia di rivedere tutte le prescrizioni e di trovare in modo di azzerare o modificare o trovare insomma in modo di ridurre questo. Ma a me sembra che sia stato, l'ho anche detto, insomma, che sia una sorta di topolino sbucato, voglio dire, da una grande riunione durata 4 ore, ma alla fine insomma non si conclude niente, perché questa modalità, tra parentesi, addirittura non obbligatoria ma volontaristica dei medici, non partorirà nulla, cioè sarà una cosa difficilissima, anche perché si prevede sostanzialmente una contraddizione nei termini, perché un medico che ha fatto una prescrizione 12 mesi fa dovrebbe ora scrivere che non gli interessa più o che non esisteva più un motivo di farla. Io credo che questa cosa indichi lo stato proprio di disperazione, io userei questi termini, di disperazione in cui sono messi per quel che riguarda l'ATS Brescia e le ASST della provincia di Brescia, che non sanno più dove sbattere la testa e stanno cercando con delle magie esoteriche di trasformare una situazione a loro svantaggio in realtà a loro vantaggio, cercando di riemergere da un mare di cacca in cui sono finiti. La popolazione è sicuramente, da questo punto di vista, sulle indagini e sulle richieste di visita assolutamente incazzata come una bestia, perché ci sono esami che sono un anno e mezzo che sono in attesa ancora prima del Covid, adesso sono spostati un ulteriore anno e mezzo, quindi credo che una delle aree, vedo Fulvio, su cui battere sia quella, voglio dire, anche questa, cioè quella della tematica specifica, cioè di come risolvere il problema del diritto alla salute che possa essere esercitato anche nello sviluppo della diagnostica e delle visite specialistiche, che diversamente rimarranno, voglio dire, in un limbo ancora per mesi e mesi e mesi. E questo graverà in maniera negativa su quello che è lo stato di salute della popolazione, perché se tu fai un esame 12 mesi dopo, il risultato sarà probabilmente corretto, ma è 12 mesi in ritardo rispetto alla richiesta ufficiale. Siccome esiste tutto un percorso che ben ci aveva spiegato Fulvio qualche anno fa, anche qua a Brescia, cioè quello di fare la richiesta di effettuare la visita a spese direttamente della struttura pubblica, ma in aree, voglio dire, diverse da queste, in tempi ragionevolmente stretti, io credo che questa che io ho proposto come soluzione possa essere in qualche maniera adottata, tanto più che è stata sostenuta valida anche dal dirigente di servizio dei NOC, quel gruppo di lavoro delle ATS che segue proprio questo percorso di pagamento e di sviluppo delle prestazioni. Quindi sostanzialmente credo che anche ATS cominci a rendersi conto che questa potrebbe essere una delle soluzioni disperate, perché applicato su dei numeri grandi sono cifre considerevoli, ma sia una delle poche soluzioni che si possono applicare, almeno in alcuni casi, per risolvere una coda infinita. E questo delle code infinite agli sportelli, dicevano prima le compagne che si sono succedute, che bisogna stare giorni e giorni e giorni a organizzare le visite, credo che sia una delle tematiche più annose che ci sono, soprattutto nelle grandi città, ma anche, voglio dire, nei piccoli comuni, perché poi il centralino è un centralino unico e quindi non. Qual è la conclusione? La conclusione è che anche in questo percorso post-Covid chi ci sta mangiando e chi sta avendo i migliori introiti rimane sempre la sanità privata, che si è spesa pochissimo o molto poco per il Covid, che ha avuto incentivi significativi e che adesso sta praticamente azzerando le prestazioni in coda e quindi, voglio dire, diventa nuovamente appetibile per una quantità enorme di cittadini che non potendo più accedere alla sanità cosiddetta delle strutture pubbliche sarà costretta suo malgrado a girare dall'altra parte. Quindi credo che ci sia una problematica emergente molto grossa di questo tipo, perché vuol dire potenziare nuovamente, dare nuovamente fondi alla sanità privata. Ho detto. Grazie.
Grazie. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Non vedo nessuno. So? Sì, prego, prego. Volevo solo, diciamo, allora, noi raccoglieremo i documenti che arrivano dai comitati, da dove si è già molto attivi e dove ci sono già delle piattaforme. E io non lo so, avendo fatto l'esperienza sulla cronicità, che ci siamo sobbarcati, non mi ricordo più il numero di assemblea, nel senso che noi siamo andati a sollecitare, no, nei territori dove c'erano delle persone disponibili per fare le assemblee, però le abbiamo fatte avendo una matrice che dovrebbe essere regionale per la conduzione delle assemblee, in modo che diventi evidenti dappertutto sul territorio regionale quello che noi diciamo, quello che noi proponiamo. Ed è anche facilitante per chi vuole attivarsi sui singoli territori se ha già il modello, i contenuti di un'assemblea. Quindi la mia proposta è di mettere insieme i pezzi che ci sono, che sono già attivi, però di avere a livello regionale per condurre un'assemblea un modello unico. E poi chiaramente nei dibattiti locali dove si vanno a tenere le assemblee, ciascuno aggiunge il particolare. Però ho trovato che nell'esperienza che abbiamo fatto sulla cronicità avevamo una forza propulsiva buona. All'interno di queste assemblee nulla vieta di fare il momento anche dell'indagine tra i partecipanti rispetto alle code, rispetto alla sanità privata, dove la gente ha dovuto poi ricorrere alla libera professione se funziona. Quindi può essere anche un momento, anche diciamo artigianale, però anche di rilevazione un po' periferico delle situazioni attraverso un mini questionario, insomma una cosa che si può approntare. Sì, cioè io dico anche, io questo pomeriggio sono andata a Melegnano a vedere, ho fatto l'occhio, la cataratta al destro, devo fare al sinistro. Mi avevano dato un anno, perché l'ho fatto l'anno scorso, doveva esserci a dicembre, e mi hanno detto, oh, ma non se ne parla, ma neanche prima di un anno e mezzo. Certo. E quindi è quella persona che hai lì davanti, ti dice, provi in un altro ospedale, però già gli dico che sarà dappertutto così. E quindi c'è un effetto da parte di chi lavora in ospedale che sembrano sotto shock. Sì, è proprio vero. Vanno proprio paralizzati. Cioè, non so, è un effetto molto strano quando entri negli ospedali in questo periodo, perché sono quasi vuoti e poi chi ti risponde è... E quindi, altro che sanità pubblica, cioè, se nel coma è difficile che... Però, insomma, quello che volevo dire era un po' questa cosa. Ah, l'altra, sicuramente, chi sul modello La Falsariga dei Prest si muoverà sono le cooperative dei medici di medicina generale. Loro sì che hanno già i specialisti di riferimento, sì, loro sì che hanno già un business, loro sì che non guardano in faccia a nessuno e loro vanno avanti, quindi anche lì noi quando parliamo di prest dobbiamo, o comunque di
di aggregazione di medici, dobbiamo essere molto chiari anche rispetto a quello che noi diciamo, insomma. E poi comunque il lavoro che fanno è un discorso di ambulatorio poliambulatorio, cioè proprio molto limitato, molto riduttivo rispetto alla presa in carico. Grazie. Sì, io soltanto su questa questione di PREST non vorrei essere stato interpretato male. Io intendevo PREST come dire, secondo me, questa idea che comunque di fondo è quella che era la casa della salute, dobbiamo prenderla noi in mano, perché se ce la rubano gli altri è chiaro che diventano mega poliambulatori, perché la cosa fondamentale è quella di fare la prestazione, punto. Mentre invece questo elemento dobbiamo essere noi a portarlo sempre come punto principale, perché deve essere chiaro che il PREST, come lo vogliono chiamare qui adesso, questi qui, poi sono d'accordo anch'io sul fatto che la legge 23 è chiaramente fallita, però diciamo, non vogliamo chiamarli così, li vogliamo chiamare ancora Casa della Salute, benissimo, chiamiamoli Casa della Salute, ma dobbiamo dire che nella Casa della Salute noi non dobbiamo utilizzare anche il metodo che è stato utilizzato ad esempio in Emilia-Romagna, perché anche nelle riunioni che ho fatto in questi giorni da Emilia-Romagna mi dicono sì, noi abbiamo una legge bellissima, però in realtà le case della salute che sono state rese concrete, tranne pochissimi casi, che tra l'altro sono in Toscana, sono delle case della salute che di fatto sono poliambulatori, punto e basta. Nonostante abbiano invece una legge effettivamente molto interessante da questo punto di vista. È per quello che dico, secondo me anche noi magari potremmo anche andare a riprendere il testo della legge o che era stata presentata da noi oppure quella che è attualmente in Emilia-Romagna per vedere alcuni elementi, però secondo me dobbiamo dire immediatamente e in questo periodo che senza dubbio bisogna agire a livello locale e dare quel tipo di così di suggerimento, perché secondo me è quello che viene compreso meglio da tutte le persone. Faccio seguito a quello che ha detto Antonio. Per dire questo, anzitutto sono d'accordo che dobbiamo fare un giro di assemblee, di incontri, tipo quello che abbiamo fatto precedentemente sulla questione dei cronici. A parentesi, credo che tutti sappiate che il ricorso che abbiamo fatto al TAR, sia alcuni sindacati medici che noi come Medicina Democratica, è stato bocciato dal TAR, cosa peraltro che avevamo previsto, però se non era così sarebbe stato meglio. Ad ogni buon conto dobbiamo andare al Consiglio di Stato e quindi pensiamo, almeno io proporrei, di fare una riunione ancora via web per discutere nel merito, cioè che vedendo poi che qui ci sono diversi di Brescia, perché questa è stata una vertenza poi sostanzialmente, visto gli avvocati e visto i sindacati medici, nata a Brescia, di fare una discussione su questo per poi dare agli avvocati gli elementi utili per fare il ricorso al Consiglio di Stato. E che cioè la probabilità di avere ragione col Consiglio di Stato, non sto a spiegare il perché, è molto maggiore rispetto a quella di avere ragione dal TAR della Lombardia con sede a Milano oppure con sede a Brescia, che è ancora peggio. E quindi questo è sicuramente una cosa che dobbiamo fare. Però giustamente veniva detto,
se facciamo le assemblee per o costruire o per portare avanti una piattaforma di territorio. Una piattaforma di territorio che vedo che qualcuno, come per esempio nell'Lodigiano, si è già ben organizzato per poterla portare avanti. E in questo caso, non solo, ma anche nell'organizzato, non solo, ma anche a Brescia più o meno, anche se evidentemente in un ambiente diverso, c'è questo medesima prospettiva di vedere di fare questo lavoro in modo organizzato, e cioè vedere quali sono i nodi. Io credo che il nodo fondamentale è quello che ci viene detto: è possibile che ci sarà una seconda ondata di contagi. Benissimo, dobbiamo vedere che cosa fare. Speriamo che non ci sia, però dobbiamo essere preparati, no? Per essere preparati, la cosa che si era pensato, anche avendo fatto appositi gruppi di lavoro, è questo, cioè noi dobbiamo dire, dobbiamo scrivere che cosa fare sulla questione dei lavoratori e delle fabbriche. C'è già un documento nello specifico. Dobbiamo dire cosa fare rispetto alle RSA, che è stato un nodo centrale per quello che riguarda i malati e i morti, e quindi qui c'è il gruppo di lavoro che sta già producendo in questa direzione, e dobbiamo pure dire cosa devono fare i medici di medicina generale e cosa devono fare le USCA, no? Fra l'altro ci aggiungerei anche che forse questa è anche l'occasione per dire cosa si deve fare nelle scuole, visto il dibattito che c'è in atto e visto che c'era una volta la medicina scolastica, che sarebbe meglio chiamarlo la salute nella scuola, e che questa è stata una delle cose completamente cancellate. E quindi credo che se noi facciamo una piattaforma di questo genere, anzi nella misura delle forze aggiungiamoci anche per il territorio il cosiddetto referto epidemiologico. Qual è la situazione di salute e malattia che c'è su un determinato territorio? Perché in effetti, se io voglio partire dalla prevenzione, devo avere un'idea epidemiologica della situazione territoriale. E quindi questo è un qualcosa che credo debba e possa essere fatto. E quindi adesso, come dire, alcuni di noi sono di Milano e quindi si devono assumere questo compito. C'è il gruppo di Brescia che si assume questo compito. Vuol dire le assemblee naturalmente vengono fatte a Brescia e nei comuni. Poi c'è il gruppo di Lodi, a cui secondo me occorrerebbe aggiungere Crema e Cremona, che sono nello stesso territorio, che si assume questo compito e fa la piattaforma e porta avanti la battaglia. Di Como e Varese c'è qualcuno, comunque abbiamo visto, e che credo che possa assumersi l'onere di fare questo lavoro. Resterebbero fuori Bergamo, Mantova e Pavia, e vedremo come, quantomeno cominciamo da dove evidentemente ci sono delle persone che sono in grado di operare, e quindi fare una vertenza apposita. Benissimo. Allora, io credo che giustamente è stato detto avere i documenti che vengono prodotti. Ah, fra parentesi, c'è anche Sondrio e la Valtellina, che abbiamo già una vertenza, anzi una vertenza sulla sanità, e tre sulle questioni ambientali, che potremmo poi assumerci noi, che, visto che stiamo lavorando intorno a questo, noi nel senso di Laura Valsecchi, Elisabetta e il sottoscritto, con quelli del territorio. E quindi ce la facciamo forse ad avere uno sguardo e un'operatività su tutta la Lombardia.
chiaramente la legge 23, io direi come obiettivo è uno solo, quello di eliminarla. Questo sarebbe il discorso di carattere fondamentale, anche se evidentemente, cioè non solo abbiamo una regione fallimentare, ma abbiamo anche un governo che mi sembra che non si capisca bene dove sta andando e che cosa abbia intenzione di fare, perché avrebbe potuto, con tutto quello che è venuto fuori, scritto anche sui giornali borghesi, di come sono andate le cose in Lombardia, con gli 80.000 firme, con l'evidenza, diciamo, dei morti e dei malati, intervenire con il commissariamento o comunque in modo simile, cosa che assolutamente non ha fatto, e quindi evidentemente alla fine è diventato connivente con la Lombardia. E quindi io credo che questo sia qualcosa di estremamente grave. Tra parentesi, ancora, tanto per dire un'ulteriore informazione, che il vecchio direttore generale, tal dottor Cagliazzo, ha convocato il terzo settore, le associazioni del terzo settore, per discutere della legge 23, esattamente il 27 di luglio. E naturalmente sono tantissimi le associazioni del terzo settore, quindi non so cosa possa venire fuori. Beh, siamo stati invitati pure noi, e quindi almeno sentiremo che cosa questo discorso può venire fuori. E aggiungo anche questo, che ieri c'è stato un interessante incontro organizzato dalla CGIL nazionale, stamattina, sulla casa della salute, sulla medicina di territorio, dove è stato presentato un'indagine di oltre 100 pagine fatte per richiesta della CGIL da un organismo che si chiama CREA, e che credo che valga la pena di conoscere e di vedere come già il fatto che la CGIL si stia occupando di questa cosa è abbastanza importante, e come già qualcuno l'aveva notato, occorrerebbe vedere se può essere coinvolta, diciamo, in questo lavoro che stiamo facendo di coordinamento fra le varie associazioni e movimenti, che dovrebbe poi sfociare con un'assemblea finale, e quindi decidere anche cosa fare dal punto di vista della mobilitazione. Ecco, secondo me c'è tutta una serie di cose che richiedono di essere organizzate. Non basta fare l'analisi critica della situazione, occorre dire che cosa si fa e quando si fa e come si fa. Vedo che c'è Andrea. Prego. Beh, Fulvio mi ha rubato il 90%, si fa per dire, mi ha rubato il 90% dell'intervento che volevo fare. Per cui ribadisco alcune cose che lui ha detto e aggiungo un paio di osservazioni. Nel ribadire le cose che lui ha detto, io faccio questo ragionamento. Una volta il sindacato operava vertenzialmente ai diversi livelli di bisogno della popolazione, dei lavoratori e quindi della popolazione. E questa cosa non viene più fatta. Se va bene, il sindacato fa qualche intervento di protezione o di vertenza individuale, di protezione individuale o di vertenza individuale, se va bene, tra l'altro con estrema difficoltà, perché le persone che hanno determinati bisogni non sono in grado nemmeno di vedere
un percorso di tutela, di difesa diretta. Non lo vedo, non c'è nessuna organizzazione che sia in grado di fornire questo orizzonte, un orizzonte di tutela delle persone in difficoltà, dei bisogni. O comunque, insomma, le realtà che operano così non hanno più una dimensione generale. Il sindacato l'aveva, adesso non ce l'ha più. Il problema quindi è ricostruire qualcosa di analogo, magari tentando di coinvolgere di nuovo il sindacato e sperando che da parte del sindacato possa esserci qualche cambiamento. Ma in ogni caso credo che il problema sia proprio questo, costruire un percorso rivendicativo che componga organicamente le problematiche che sono in campo. La formula del coordinamento mi sembra assolutamente importante, perché il paradosso è il seguente: di fronte alle emergenze, alle singole emergenze, ci sono mobilitazioni, iniziative di auto-organizzazione, ma si limitano ad agire sulle singole emergenze. E succede poi che se sulle singole emergenze si ottiene un risultato positivo, l'iniziativa si ferma. Se si ottiene un risultato negativo, altrettanto l'iniziativa si ferma. E invece è necessario agire organicamente. Insomma. Cioè il tema, un tema organico come quello della salute, impone questo tipo di prospettiva. E la impone dal punto di vista vertenziale, quindi della costruzione delle vertenze, per cui pensare a una vertenza regionale senza aver costruito le vertenze territoriali vuol dire ragionare con una logica parlamentaristica. Cioè un partito può dire: io faccio una battaglia regionale contro la legge A piuttosto che contro la legge B, e ignorare completamente le problematiche che si sviluppano territorialmente. O questo partito è al governo e allora la sua battaglia la porta a termine, come d'altra parte la battaglia della Lega e delle destre in Lombardia ha portato a termine i suoi interessi, oppure se non è al governo non ha nessuna prospettiva. Il problema è proprio quello invece di costruire un movimento, un'azione vertenziale, strutturata e organizzata. Quindi secondo me l'intuizione di Medicina Democratica di muoversi attraverso un coordinamento di tutte le iniziative di autotutela e di auto-organizzazione di tipo emergenziale e no, è la cosa più importante che ho visto in questi ultimi anni. Bisogna assolutamente portarla avanti. Insomma. Cioè, e quindi io collegherei il discorso delle vertenze territoriali e delle vertenze regionali alla costituzione o alla articolazione del coordinamento nazionale a livello territoriale e a livello regionale. Noi a Lodi abbiamo chiamato la nostra iniziativa, siamo partiti da un comitato, Comitato per il diritto alla salute, e la proposta del comitato è stata: costituiamo il coordinamento lodigiano, territoriale lodigiano per il diritto alla salute. Bisognerebbe fare in modo che nella proposta che faceva Fulvio di intervenire territorialmente, secondo me, questa è una proposta che faccio, si indichi questa strada, oltre che quella della costruzione di vertenze e di impianti vertenziali ben precisi, ma anche quella di strutturare dei coordinamenti territoriali. Anche perché il rischio è altrimenti che le singole pratiche si muovano in autonomia e per l'appunto solo su particolari emergenze. Riguardo poi alla... Se ci si muovesse in questa direzione, si potrebbe immaginare, appunto adesso comincia a essere possibile, a delle assemblee territoriali che propongono sia un modello vertenziale sia anche un modello organizzativo, quello appunto del coordinamento territoriale. Così pure una volta che realtà territoriali sono messe in moto, queste possono assieme promuovere un'azione vertenziale
regionale, perché di fatto poi le vertenze territoriali devono inevitabilmente interagire con i condizionamenti regionali. Quindi io pensavo che bisognerebbe muoversi così, poi non so, lo so che non è per niente facile, ma bisogna provare a muoversi così. E magari anche nelle assemblee, nelle proposte di piattaforme territoriali, definire dei capitoli principali. Dopodiché ogni territorio può avere delle problematiche specifiche, quindi la vertenza territoriale può ulteriormente arricchirsi. Noi per esempio a Lodi siamo partiti dal discorso crisi autunnale e quindi lavoriamo su questo e poi a partire da questo, da questo lavoro, affrontare il problema della riorganizzazione del sistema territoriale, sistema sanitario territoriale. Quindi aprendo la discussione sui prestiti, i POT, le case della salute, eccetera, eccetera. E nel lavoro che abbiamo fatto di coordinamento abbiamo incontrato altri soggetti, in particolare, che ci hanno messo in evidenza questo fatto. La situazione di sostanziale blocco del sistema sanitario attuale, tutte le cose che sono state dette prima, cioè le code per avere visite mediche, interventi ospedalieri, eccetera, eccetera, queste condizioni rendono evidente che il sistema ordinario è paralizzato. Cioè e questa paralisi viene gestita, utilizzata ovviamente per non solo ripristinare la logica ospedalocentrica che c'era prima, ma addirittura per confermarla. Noi per esempio rischiamo di avere nell'Odigiano la cancellazione di tre ospedali, letteralmente la cancellazione, e con l'ospedale principale, l'ospedale territoriale di Lodi, anch'esso pesantemente limitato. Quindi il problema proprio credo debba essere, cioè noi abbiamo fatto questo ragionamento, abbiamo imparato nel rapporto di coordinamento con altri soggetti e abbiamo deciso di mettere al primo posto il recupero delle condizioni di prestazione sanitaria pre-Covid, almeno quello, già erano deficitarie quelle condizioni, ma almeno quello, almeno ci sia la possibilità che una persona che ha bisogno di cura abbia un percorso sicuro mediante il quale, tramite il medico di medicina generale e i rapporti poi con i livelli di prestazione successiva, ci sia la certezza della prestazione. Quindi l'avvertenza che stiamo costruendo ha questo come punto di partenza. Tra l'altro questa cosa si connette immediatamente alla questione di un'eventuale ripresa del coronavirus in autunno, perché se in autunno dovesse esserci una ripresa del coronavirus e il sistema non è in grado di agire normalmente per chi non è affetto che ha problematiche di salute e di malattia che non sono corrispondenti a riprendersi della crisi del Covid-19, se il sistema non è in grado di garantire i due servizi, le due prestazioni, è un disastro comunque, perché sarà un disastro dal punto di vista della gestione del coronavirus, perché al di là di tutte le palle che si raccontano, l'abbiamo avuto all'esperienza di prima, un bel paio di maniche. Per esempio, per quanto riguarda la questione del contagio e ritorno, ovvero la dipendenza della ripresa del contagio a partire dalle fabbriche, questa cosa viene, o dei luoghi di lavoro, viene nascosta dal discorso che i nuovi focolai derivano dalla gente che viene da fuori. Certo, c'è anche questo aspetto, ma chi mai si è posto il problema di controllare? Intanto io ho provato a fare 4 verifiche, ho scoperto che, adesso non ricordo più quanti sono, i par 19 focolai che ho considerato, di questi 14 avevano come causa
la ripresa del virus dal luogo di lavoro, o direttamente o indirettamente. Per esempio, persone che portavano a casa il coronavirus perché andate in trasferta tornavano col coronavirus dalla trasferta. Quindi il problema è proprio questo, no? Che l'azione immediata deve essere collegata alla prospettiva e quindi una gestione della fase critica di quest'autunno sarà deficitaria e disastrosa comunque se non sarà in qualche modo ripristinata una condizione normale precedente, perché rimarranno le due condizioni in conflitto, ovvero la condizione normale verrà cancellata di nuovo e completamente. Quindi le due cose stanno in correlazione, per cui le piattaforme territoriali, noi abbiamo fatto questo ragionamento, la nostra piattaforma territoriale deve partire dalla ricostituzione di una condizione almeno minima di garanzia che l'insorgenza di un bisogno trovi la soluzione, se non uguale, almeno simile, o comunque se è possibile uguale, se è possibile migliore, concretamente, e poi questa cosa si collega direttamente alla fase successiva. E infine noi abbiamo detto che la piattaforma deve porre il problema della riorganizzazione territoriale, che tra l'altro immediatamente diventa vertenza regionale, perché la riorganizzazione territoriale, certo, per alcuni aspetti può anche essere fatta dalla SST, ma sostanzialmente il problema si ripropone alla dimensione regionale. Se le vertenze territoriali sono costruite così, quindi recupero le situazioni anti-coronavirus, preparazione per l'autunno e in prospettiva appunto suggerimenti, indicazioni per le trasformazioni territoriali che tengono conto delle cose, tutti i temi che sono stati oggetto di discussione nei gruppi di lavoro del coordinamento nazionale, se noi facciamo questo lavoro di diffusione con le assemblee, come è stato fatto appunto sui malati cronici, di diffusione delle assemblee e del modello vertenziale, avremo da un lato sviluppato le vertenze territoriali concrete, dall'altro avremo costruito il terreno per la vertenza regionale, per una battaglia regionale, che tra l'altro può essere di tipo immediato rispetto alla scadenza della legge, ma comunque sarà di lunga lena, perché non ci si può certo illudere che facendo qualche manifestazione al riguardo poi si riesca a produrre dei cambiamenti. Cioè, è uno scontro e tra l'altro potremo in questo modo costruire una struttura di coordinamento che si mantiene in grado di continuare, perché chi partecipa al coordinamento non agisce più solo su un aspetto particolare, ma agisce su un progetto, sul progetto della salute, sullo slogan che sta alla base lavoro di promozione fatto a medicina, che ormai, di Missione Democratica, ormai adesso è patrimonio del coordinamento nazionale. Finito. Grazie. Sì, io credo che questa cosa sia importante, appunto il fatto di dare una risposta almeno a quelle che erano le questioni sanitarie pre-Covid, anche perché questa problematica della difficoltà di risolvere delle questioni sanitarie che siano al di là del Covid, appunto le questioni che prima erano legate alle liste d'attesa, io temo che possano essere da un lato anche un altro grimaldello in mano a chi vuole modificare la legge 23 in un certo senso per rilanciare ancora l'idea del regionalismo differenziato. Qualcuno già ha incominciato a risollevare la questione a livello regionale, non so se avete letto. Certo, probabilmente in questo momento anche per distrarre un po' da quelli che sono i veri problemi, però insomma il fatto che qualcuno abbia riportato ancora all'ordine del giorno il fatto che comunque la Lombardia richiede le sue
le sue specificità negli ambiti del regionalismo differenziato, per cui soprattutto in sanità, ecco, credo che questa cosa sia assolutamente legata a quello che veniva richiesto già nella prima fase, cioè quello di poter avere anche la possibilità di aprire delle assicurazioni sanitarie private a livello regionale, oltre a quelle nazionali. E questo sarebbe utile perché sarebbe la stessa regione che si propone, cioè che propone ai suoi cittadini delle coperture sanitarie, chiaramente assicurative di un certo tipo, per far che cosa? Per poter accedere alle realtà private e per poter accedere alla libera professione intramenia, per cui anche da questo punto di vista magari evitando di pagare di più, come invece dovrebbe succedere adesso utilizzando la famosa lettera che noi diciamo di utilizzare, perché in quel caso rientra tutto semplicemente all'interno del bilancio dell'azienda. È chiaro che per risolvere anche da questo punto di vista, cosa meglio di una assicurazione sanitaria privata, magari a livello regionale? Per cui ci sono tutti questi argomenti che temo possano facilmente venire fuori. Per cui secondo me noi dobbiamo cercare di evidenziarli prima, cioè di dire attenzione alle persone, guardate che se questi qui vengono a dirvi queste cose qui è perché dietro c'è questo altro tipo di pensiero, perché se no sarebbe molto facile, io credo, per la maggior parte della popolazione di nuovamente cadere all'interno di questa trappola anche mediatica. Niente, io non ho nessun altro. Se non c'è nessuno che vuole parlare, non lo so, lascerei la parola a Fulvio. No, io ho già detto quello che dovevo dire anche come conclusione, per cui se non c'è nessuno possiamo anche chiudere. Non è che siamo obbligati a arrivare per forza, certo, alle 8. Siamo, certo, in tempi di ferie. Io credo che la cosa fondamentale a questo punto sarebbe quella di avere i documenti e poi nel giro magari di una settimana, 10 giorni, ovviamente, se non cade a metà agosto, magari rivederci con qualcosa, con già una sorta di bozza, insomma, di piattaforma, come giustamente diceva Elizabeth prima, una sorta di piattaforma generale con i punti fondamentali che possono essere utilizzati a livello locale ed essere maggiormente, diciamo così, raffinati anche su quelli che sono i problemi periferici. Non so. Sì, va bene. Per cui chi ha questa possibilità di mandare dei documenti, li mandi all'indirizzo che ho scritto in chat, che è l'indirizzo di Medicina Democratica, per cui segreteria @medicinademocratica.org. Cosa ne sai te? Io manderò quello della CGIL, che comunque è riscontrabile sul sito nazionale. Mm-hmm. Magari farei un titolo: c'era una volta il sindacato, chissà mai che non ritorni. Eh sì. Va bene. Okay. Ci sentiamo allora. D'accordo. Ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.